Come siamo entrati qui, che la voglia insomma di fare una mostra antologica era nell'intenzione, perché mi hanno chiesto di portare lavori che fossero rappresentativi della storia, dato che a Grevi non sono mai apparso, territorio vergine, di conseguenza volevo mettere insieme un insieme di lavori che potessero essere rappresentativi della mia storia, della mia tematica. E ho cercato di mettere insieme cose che potessero ricordare insomma il mio percorso, e sono queste cose qua. E io sono affascinato, come ho detto, dal surreale, dalla metafisica e dal mondo che prende l'oggetto e lo trasforma in il non oggetto, però è l'oggettivo che diventa il protagonista, capisci? Una cosa che in natura esiste, però va un po' elaborata e va messa in un riflesso diverso, e allora viene fuori un percorso interiore, viene fuori un discorso tuo, insomma, no? Te guardi un oggetto, guardi una situazione e la filtri con la tua esperienza, il tuo sentimento, il tuo pensiero, filtri in una cosa che diventa il non oggetto. Perciò se vuoi ti illustro un po' più o meno questa tematica. Allora direi, io c'era questa parete che è la più, Lorenzo, questa parete è la più rappresentativa di tutto l'insieme della storia. Qui ci sono rappresentati i miei miti, no? Quindi io considero i punti di riferimento e sono le costruzioni sulle quali io mi baso. Perciò la vita fisica su questo è un riferimento tipicamente metafisico, questa estraneità, il tempo descritto, il tempo in qualche modo riflesso, in figure che sono dei riferimenti, che sono degli oggetti, ma dei riferimenti, delle simbologie, questa figura, no, di uomo con questo quadrante di un orologio senza lancette, che il tempo senza tempo, no? Tempo che non ha un calcolo, ma è solamente una cosa che si perde nella, cioè, riferimento al passato. Sì, del passato. È vero, questa figurazione di uomo che può essere un riferimento anche mistico in un certo senso, però comunque sempre presente, perché la mistica deve essere una parte di noi, perché l'anima comunque fondamentalmente ha una sua identità mistica, un'entità, non dico religiosa, ma comunque spirituale, perché uno può anche non credere, però in fondo c'è qualcosa dentro che ti fa riflettere, no? Dice, ma insomma, io perché sono? Sono perché evidentemente penso, allora di conseguenza pensando ho una mia identità spirituale, metafisica, ecco, e quello è poi quello che io intendo. Poi il paesaggio estraneante, una cosa che anche qui, figurazioni antropomorfe, che sembrano figure, sembrano facce, sembrano persone che non lo sono, ma lo sono allo stesso tempo. C'è questa sospensione del tempo, la sospensione del tempo è una cosa fondamentale. La forza del genio, da un contenitore esce una forza, un'energia, no? Questa l'energia esce da questa macchina. Questo è San Francesco, perché essendo a San Francesco mi sono riferito a San Francesco, dice, cazzo, facciamo San Francesco, no? Sembra giusto anche un omaggio al posto dove siamo. E tra l'altro San Francesco pigliava sempre i posti migliori. Ed eravamo quelli che hanno i biglietti gratis, no? Cioè, io sulla giostra ci sono già stato, ma ce li torno. San Francesco, questa è il Mosè che presenta il tavolo della legge. Allora questa è sì, infatti la trasparenza, perché tutto quanto in fondo è quasi immateriale. No? Immateriale. Bravo, immateriale. No, sì, ma infatti queste figure rocciose, queste figure poi sì, mi piace anche questo contrasto tra loro e Mosè, che loro sono più fisse, sì, loro sono più esatto, più statiche, no? Sì, questo è un po' più dinamico, anche perché c'è questo gesto, no? Verso il basso, questa tavola, la legge presenta. Questo è un lavoro che ci ha tra l'altro una genesi molto strana. Questo nasce negli anni 90, 98, che poi lo lasciamo completamente perché si ma insomma mi sembra una cosa.
Poi invece andare in tempo, vedi il tempo del grande maestro, no? Si distingue le cose. Ma mi ha brutto questo tempo? Perché lo riprende? Allora io ho fatto questa figura di Mosè, la più definita, questa figura di Mosè, anche guardando ai maestri del passato, no? Questo manto vecchio, eh? E ti ho schiaffato questa roba che è la tavola della legge, la pietra sul cuore, sono scritte le 10 leggi. Ed è nato questo discorso qua. Poi anche tecnicamente è abbastanza complesso, perché non ti sto a spiegare la tecnica, ma insomma, tutte queste, dietro questo sfondo, queste trasparenze ci sono dietro, abbastanza complesso. Qui invece c'è una storia più terrena, qui c'è un incontro, una riflessione tra l'uomo e la donna, l'uomo piuttosto tolgo un po' la donna, una sottomissione, però vince la donna perché in effetti è la più riflessiva, la più definita, la più riflessiva, l'uomo è un po' in trasparenza, un po' dietro. Qui c'è un discorso molto finale, la caduta della borsa, l'uomo che davanti agli eventi della finanza internazionale è impotente. Questo libro vuoto da scrivere, no? Perché in effetti ogni giorno la borsa ti scrive un libro che in effetti è quello che è l'andamento della vita cotidiana, e l'uomo davanti a questo scenario, con questi soldi che fluttuano, volano, in qualche modo entrano, vanno, insomma, questo è invece l'archeologia industriale, pensando alle fabbriche dismesse e non funzionano più, si fa fabbrica archeologica industriale, è vero, si lascia cadere, no? Qui c'è una cosa che interessa, mi piace, qui mi ricordava la mia, piace, mi ricorda un grande artista e io non ho paura di nominare. No, ma è vero, perché insomma parlare grandi sicuramente sarà contento, mettersi in ginocchio, chi lassù ci guarderà sarà contento, sì, sicuramente. No? Abbiamo parlato una mezz'ora su questo grande Reggio Grazini, il nuovo di Acidi Grazini, che io con veramente l'intenzione di vincere, ma quando ti scappa la voglia, no? Mi scappa una voglia, ti scappa questa roba qua, capito? Perché qui si tratta di far correre il pennello sulla terra, e qui questo fondo, queste terre di Siena Chiare, e sono pretesti, come ti interessa sono queste costruzioni qui. Poi il libro è una cosa secondaria, però comunque il concetto c'è, quello di voler fare un quadro immediato. E questo è quello. Si parla di papaveri, no? Questa è la stessa cosa, ma è la maniera territoriale. In maniera seria, diciamo, indoor. Esatto, quando siamo nello studio. Vabbè, qui c'è lo scontro tra i sessi, no? L'uomo, la donna, l'uomo animale, la donna albero. L'uomo che si arrampica sulla scena, si arrampica vicino all'uomo, si arrampica sull'albero, perché è molto schifo, insomma. Qui c'è invece io l'ho chiamato l'arrivo dell'arte contemporanea. Questo è un pittore classico, no? Infatti c'è una figurazione classica che in qualche modo vede a paura dell'arrivo di questa arte contemporanea. Io sono anche affascinato al Kandinsky, comunque, affascinato dal colore. Però sì, ma poi si va a vedere. Infatti, da due anni di differenza, ti rendi conto? Quanto si matura dentro? No? Kandinsky bisogna parlare più di è vero, però qui c'è già la gente. Però lì c'è una voglia, c'è il Kandinskino, cioè il Kandinskino, sì. C'è uscire, no? Allora, questa cosa qua che è la figura di questa donna. Questa figurazione di donna, uomo non si sa bene, che però si può riferire alle pitture e alle sculture di Michelangelo Ristoretto, si può riferire a certe sculture di artisti degli anni 50. Io l'ho sentita così, questo che vuole spingere e questo si difende con la sua tavolozza, la pittura classica, che diventa uno scudo. È un po' una cosa del genere. È divertente, no? Sì, è questa fiammata dell'arte contemporanea che arriva e che lui in effetti non sa come fermare, perché insomma è un pittore ormai ha fatto il suo tempo, e c'è questa tavolozza scuro con la quale si vuole difendere questa fiammata centrale. Vuole essere innovativa in qualche modo, vuole riconoscere
diciamo, dall'andare in tempo e le nuove tendenze, però ancora legato a un certo tipo di formalismo. Queste figure qua sono abbastanza classiche, ma nonostante questo il concetto è che c'è una riflessione sulla natura dell'uomo, sulle difficoltà di dominazione. Queste due figure, una blu di una terra, un po', diciamo, l'atmosfera nella quale vivono, un po' il caos, un po' la difficoltà, questa maschera, no? Che sono le nostre poesie, né? Se si c'era, no? Delle maschere, della difficoltà di comunicare, è un po' questa cosa che io sento, questo dipinto. E così la stessa cosa in questo. Sì. Sono due dipinti che fanno parte di una serie di dipinti, portando un'antologia, ho preso due cose, che rappresentano la incomunicabilità delle persone, no? Questa è di drammatica. Sì, questo è del 2014, infatti di quest'anno. Sì. Grazie Lorenzo di avermi ospitato in questa bellissima locazione, in questo bellissimo museo, e io devo solamente essere grato e comunque anche di questo. Perciò, niente, se voi volete io sono pronto e disponibile in altre esperienze, per me è stato un meraviglioso regalo. Grazie. Devo dire qualcosa anch'io? A nome di tutto Grevi ti si ringrazia, è stato per noi un piacere averti qui in questo spazio, si spera di valorizzare sempre al meglio come oggi appunto è avvenuto, e che dire, teniamoci in contatto e vediamo un po'. Grazie.